mio shopping compulsivo perché veramente sono patita e compro tantissime tantissime cose. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio far vedere tutte le cose nuove che ho comprato, troppo troppo belle, che ho fatto tanti acquisti veramente bellissimi, super shabby chic, bellissimi. C'ho le luci naturali, non c'ho le luci sparate, quindi spero che vi piaccia, così riuscite a vedere tutte le cose, compresa la mia piccolina, questa qua fa compagnia alla mamma. Sono andata da Zara Home, ragazzi, ho trovato tante tante cose belle, pensavo fosse un negozio tipo carissimo. Invece devo dire la verità, beh, economico no, però non ho pagato tanto le cose che ho comprato, quindi sono stata contenta e sono qua per mostrarvele. Eccolo qua, Zara Home. Ho comprato questo cuscino che mi è piaciuto tantissimo appena l'ho visto, è tipo per questi tempi, no? Per l'estate, perché comunque è di filo ed è appunto qua tutto fatto all'uncinetto, comunque con i ferri. E c'ha questi appunto questi tutti appesi, è bellissimo, mi piace tanto tanto tanto. Questo qua lo voglio mettere sopra in camera da letto. E questo l'ho pagato, la cosa che ho pagato di più, perché costava tipo 8 euro quello di fuori e il cuscino interno comunque in tutto tipo 12 euro, comunque tutto cuscino con l'imbottitura dentro, mi piace sempre da Zara Home. Questi qua che sono tipo delle tovagliette, tovagliette, tovaglioli, insomma, quello che come le volete utilizzare, sono super shabby perché hanno tutti questi ricami, ragazze, sia da questo lato sia in mezzo, e sono troppo troppo carine da utilizzarle appunto al posto della tovaglia, se siete in due. Mi piace molto anche apparecchiare senza la tovaglia, solo che poi penso, no? Se per esempio uno si mangia la pasta con la salsa e si sporca questo di sugo, è bruttissimo. Quindi vi consiglio, fate come mi fate furbe. Utilizzatele quando mangiate qualcosa tipo che non c'è la salsa, tipo per esempio so, un panino. Non lo so, pasta in bianco, non lo so, però vedo a volte certe belle tavole tutte apparecchiate. Io invece devo dire la verità, quotidianamente vado un po' di fretta, quindi queste me le riservo un po' per le occasioni, la domenica, eccetera. Perché sennò veramente come apparecchio la tavola non è per niente shabby chic quotidianamente. Sempre da Zara Home, qua dentro in questa bella scatola ci sono, praticamente ho preso dei bicchieri, ho preso questi qua che sono bellissimi, ragazzi, hanno tutti questi fiori sopra bianchi, sono molto molto belli e non l'ho pagati neanche tanto, 4 euro ognuno, e sono bellissimi anche tipo da pranzo con degli ospiti. E poi ho preso anche questi piccolini che le ha voluti Max, tipo per esempio a volte con gli amici, il limoncello, queste cose qua sono bellissimi, tutti di vetro. L'ho pagati 1 euro, quindi poco. Comunque non mi aspettavo che le cose avessero dei prezzi abbastanza ragionevoli. Cosa più bella che ho comprato, almeno per me, da Zara Home, sono queste posate che sono veramente bellissime. Me le hanno messe in questo sacchetto, bellino per conservarsele magari. E sono belle perché sono super shabby. Adesso ve le faccio vedere, ragazzi. Sono bianche e portano qua un disegno troppo troppo bello. Sì, sono proprio bellissime. Cioè, mi immagino la tavola apparecchiata con la tovaglietta, questa qua che vi ho fatto vedere prima, no? Con queste sopra fanno un bel effetto. Poi casomai farò vedere qualche foto, o comunque nei vlog ve le farò vedere all'opera. Cioè, qua ragazze sono andate in questo negozio che si chiama Oscar Cerami, che praticamente l'ho trovato, sta un po' in tutti gli ipermercati, centri commerciali, almeno qua da noi a Napoli, tipo all'Ocean, al Vulcano Buono. E comunque c'ha delle cose proprio proprio belle. Se vi piacciono queste cose shabby, eccetera, io ho comprato parecchie cose e non ho pagato tanto, che comunque non è molto costoso. Questo qua che è tipo un runner, che è fatto con tutti i cuoricini e c'è questo qua tutto in pizzo ricamato, è molto bello e va bene sia sul tavolo da pranzo sia anche va bene in cucina sullo snack, se vi ricordate che c'ho proprio i cuscini che mi ha fatto mia mamma della stessa fantasia a cuoricini. Anche beige, è un colore molto shabby, quindi mi piace tanto sta cosa. Sono molto orgogliosa delle cose che ho comprato. Tipo una pirofila. La cosa bella che c'ha la pirofila di vetro, vedete, così semplice, quindi magari voi ci potete mettere o dei contorni dopo già pronti per portarla a tavola, o anche questa va nel forno tipo con della pasta, magari monoporzione perché piccola, per me me la mangio tutta, tipo la pasta, la lasagna, eccetera.
Però questo qua è molto bello perché ti permette di portarlo a tavola in un modo più carino con questa cesta, no? Super shabby. E anche sia per portarlo, sia perché così non ti bruci perché ti ammortizza tutto il calore. Che vuoi tu? È venuta qua. Cosa vuoi tu? Cosa vuoi tu? Ti piacciono queste cose? Che c'è? Poi sempre da questo negozio ho comprato questa qua che è una cornicetta troppo carina, anche questa super shabby, e praticamente è fatta così, quindi va a muro, si appende al muro con questi laccetti, questo qua di spago, cuoricino qua, qua si mette la foto. Ho pensato di metterci la foto della mia cagnolina qua in mezzo, mi devo stampare un'altra foto e la devo mettere qua in mezzo, mua, amore mio, o magari di mettere assieme, la voglio mettere qua dentro, è troppo bella. Poi farò vedere nel video home tour casomai come ho sistemato tutte le cose, anche vi farò vedere le nuove modifiche, quindi le nuove cose mobili, cose che ho comprato. E se volete il video home tour lasciatemi tanti pollici in su. Sempre da questo negozio ho comprato questa qua che è proprio una chicca fantastica, è una cassettina dove si mette a muro e si appendono le chiavi, noi già ci abbiamo appeso le chiavi dentro, molto carina appunto per avere tutte le chiavi sempre a portata di mano. Poi per finire ho comprato questo qua, questo è molto carino, è tipo un vassoio tagliere che gira, dovrebbe essere un po' già torte, però io l'ho preso tipo per magari non sporcare il tavolo, tagli qua sopra, fare qualcosa qua sopra anche come vassoio, perché praticamente qua è così, cioè praticamente c'è questa base e gira anche, quindi è carina sta cosa, poi c'ha tutti i cuori, l'ho preso anche perché mi piaceva, è bianco e grigio con tutti i cuori, è bellissimo, anche decorativo sulla tavola con qualcosa sopra. Molto carino. Quindi questo è tutto ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che abbia fatto compagnia al mio shopping compulsivo, perché veramente sono patita e compro tantissime cose per la casa. Voi ditemi se anche voi conoscete altri negozietti che vendono cose carine, mi piacciono tanto comprare questo genere di cose, lasciatemi tanti pollici in su. Io e la mia pupina vi mandiamo un bacio grande, ciao e ci vediamo domani con un nuovo video, ciao.